A vincere le elezioni politiche in Olanda, ormai uno dei Paesi Bassi, è stato Geert Wilders. È lui infatti il nuovo presidente ultranazionalista, anti-islamico, anti-Islam, a favore di chiudere le frontiere del Paesi Bassi, ormai Olanda, evitando che ci sia l'immigrazione clandestina. Suggella dunque i pronostici della vigilia con la vittoria importante di costui. Un leader con capelli biondi ha convinto la maggioranza degli olandesi a sceglierlo. No ai migranti, no alle scuole islamiche, no al Corano e no alle moschee. Sono questi i principali punti su cui basa il suo impegno politico e l'uscita dall'Unione Europea. Vorrebbe infatti fare il Nexit, cioè come la Brexit in Gran Bretagna, che qui in questo caso la uscita dell'Olanda dal continente, o meglio dall'Unione Europea, dall'Europa. Va bene? Orban si è congratulato con Wilders, perché secondo lui ci sarà il nuovo vento di cambiamento, il nuovo che avanza, così viene etichettato. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi al mio canale. Dunque la destra, l'ultradestra, il nazionalismo olandese vince per eccellenza. La destra dunque prende anche questa nazione dei Paesi Bassi o Olanda, che dir si voglia, che va a vincere le elezioni politiche. Buona serata a voi, una buona serata ancora e al prossimo video. Grazie a tutti.